Innanzitutto spegnere il telefono, sempre spegnere il Allora, telefono. prima si avvia l'interruttore generale. Per accendere il computer c'è questo tasto, computer, lo si tiene schiacciato 1-2 secondi e lui inizia ad accendersi. Una volta che il computer è acceso, e siamo già in questa situazione, bisogna accendere il programma di controllo della macchina, che è ISO NSX, questo qua. Il controller della macchina si accende e occupa tutto lo schermo, come se fosse solo lui che gira, per cui scompare Windows, diciamo. In questa situazione, se il pulsante emergency è schiacciato, bisogna disarmarlo in questo modo e bisogna accendere la macchina, quindi macchina on. In questa situazione, la prima cosa da fare quando si accende la macchina è far fare lo zero alla macchina. E si fa premendo questa casetta. Compare questa finestra che si intitola Homing Axis. Bisogna abilitare tutti gli assi, che vuol dire che si dà tensione agli stepper, e poi uno alla volta si schiacciano X, Y e Z. C'è anche un pulsante homing all. Alle volte funziona, alle volte no, non so perché. Per cui così funziona sempre. Una volta che sono tutti in home, ci troveremo queste misure 18, 200, 2410 e 00, che sono le misure riferite, relative allo zero della macchina, per cui non c'è da spaventarsi, 18, 2410, 00 sono i posti giusti, perché lo zero della macchina non è là in fondo, non è in alto a sinistra, ma lo zero della macchina è qua in basso a sinistra. Ok, come vedete, come vedi, quando siamo nella situazione di setup, la chiave della manutenzione è girata verso destra. Vuol dire che la macchina è in manutenzione. La macchina in manutenzione ti consente di entrare nell'area di lavoro, quindi di oltrepassare la linea delle fotocellule senza mandare in allarme la macchina. Nel momento in cui abbiamo fatto gli zeri della macchina, per iniziare a muoverla, dobbiamo fare un altro passaggio che è questo. Guarda che devi prendere qui. Ok. Dobbiamo schiacciare CN Error. Torniamo fuori un secondo. Resettare l'emergenza, quindi togliere gli allarmi. A questo punto la macchina dovrebbe essere pronta per muoversi. Per cui prima di muovere tutto facciamo l'ultimo passaggio, che è questo external override, questo pulsantino qui, che ci consente di modificare le velocità direttamente dal controller. Il controller ha questo selettore che ti consente di selezionare l'asse e quindi di muoverti su questo asse, quindi X, Y e Z, è sul trattino, ma è così. E poi c'ha questi due potenziometri che adesso abbassiamo più o meno al 25%, che sono quelli che modificano la velocità massima degli assi e del mandrino. Per cui adesso noi siamo sull'asse X, l'asse X è questo, se noi schiacciamo più, la fresa dovrebbe andare di là. Vedete che se muovo questo selettore arrivo al massimo della velocità consentita. Quindi si inizia sempre con una velocità bassa e poi quando siamo sicuri possiamo fare così. Adesso dobbiamo spostarci sull'asse Y in meno, per cui ci spostiamo col selettore sulla Y e schiaccio jog meno. A questo punto la macchina si muove, tutto in manuale. Questa è la velocità massima di sicurezza della macchina in manuale.
Cioè abbiamo un altro modo per fare un movimento della macchina. In questo caso noi vogliamo che la macchina vada a zero. Apro questo modalità MDI, MDI command, e io qua posso scrivere G0, X0, Y0. Al momento del go lei andrà a 0,0 stando ferma alla Z in cui è, chiaramente, perché non abbiamo detto nessuna regola. Schiaccio e la macchina viene verso di me, quindi verso la posizione dello 0,0. Questa è la procedura di accensione, quindi l'homing, e in questa posizione adesso stoppiamo il video e rifacciamo uno che riguarda il cambio utensile.